Non sono abituato a scrivere di me. Ho scritto in passato altre cose, però più che altro parlando del significato, delle ragioni del lavoro del medico. Questa volta è stato come una necessità per me prima di tutto, quella di fissare sulla carta quello che stavo imparando, ciò di cui si rinnovava lo stupore. Proprio per evitare di perderlo, per evitare che scorresse via come l'acqua sul sasso. Certo, anche per raccontarlo ad altri, ma solo perché ciò che è vero, se è tale, è vero per tutti. A me piace disegnare, incidere, dipingere ad acquerello, fotografare. C'è chi mi chiede se lo faccio per evasione o se il tempo che la mia professione mi assorbe mi faccia mancare qualcosa. Devo dire che non ho rimpianti. Intanto la medicina mi piace e non cambierei nulla di quello che ho fatto. Poi penso di aver imparato molte cose utili per il mio lavoro proprio andando al fondo di queste passioni che ho coltivato sistematicamente negli ultimi anni, soprattutto la fotografia. Penso soprattutto di aver potuto sviluppare uno sguardo, lo sguardo dell'arte, che è essenziale per chi come me si prende cura di malati, perché senza questo sguardo l'uomo malato è ridotto alla sua malattia. Potrebbero essere pezzi di solchi, di solchi delle cose che c'è nell'area. Penso che questa emergenza abbia scosso il quieto vivere di tutti e in noi sanitari, in primo luogo in noi medici, ha scosso anche una coltre di certezze consolidate e di presunzione di onnipotenza scientista che la medicina, soprattutto dal positivismo in poi, dall'Ottocento, non ha mai smesso di proporre. I cuori delle persone si svelano nella prova, sempre. E qui la posizione personale si è smascherata. Quello che è interessante, però, è che il più delle volte si è smascherata per mostrare un'umanità che, come un tizzone sepolto sotto la cenere, è tornata ad ardere sotto il vento degli eventi che l'hanno provocata e rinfocolata. Occorre lasciare avvampare questa umanità facendola diventare giudizio e cercando le strade per renderla metodo. Non di solo encefalo vive l'uomo. È stato un periodo decisamente difficile, adesso lo dico dal punto di vista nostro, soprattutto per le perdite, le morti. Però non vorrei essere superficiale in questo che sto dicendo, ma occorre ricordare che il nostro lavoro fa continuamente i conti con questa nera signora. E spesso vince battaglie ma perde la guerra. Questo ci costringa a farci delle domande su come affrontare questa dimensione anche in un futuro, a ripensare alla telemedicina non solo come si è fatto oggi nell'ottica di ottimizzare le risorse, ma anche di come poterla usare per costruire una relazione là dove le circostanze potrebbero avere il volto di chi lo vuole impedire, perché invece la relazione è ciò su cui si fonda la cura. Senza relazione ci sono solo tecnicismi che l'uomo non tollera, perché non rispondono al bisogno di salute, che come la radice della parola latina salus ci ricorda, è anche contemporaneamente un bisogno di salvezza.